E dunque allora la parola ha già più volte evocato Sindaco Orlando e lo ringraziamo molto per essere qui. No, grazie, decido esprimere gratitudine e apprezzamento all'UMS, al suo rettore, a tutti coloro che vivono questa esperienza che è un contributo importante al futuro di questa nostra città, assieme con il CNR. Saluto il Presidente e voglio anche dire che in qualche misura questo incontro è un incontro necessario perché mette insieme formazione e ricerca che troppe volte vengono separate e scisse, con conseguenze negative tanto per la formazione quanto per la ricerca. Da questo punto di vista voglio ringraziare perché io credo che l'UMS e il CNR danno un contributo ad avere cura del nuovo, ad avere cura del futuro, ad avere cura del diverso, in un tempo nel quale purtroppo si ha paura del nuovo, si ha paura troppo spesso del futuro, si ha paura troppo spesso del diverso e ci si chiude in un eterno presente che produce violenza e incoerenza. Credo che sia questo il senso della vostra esperienza e della visione che Palermo si è data di cercare di avere rispetto del tempo, per costruire una cultura alternativa al populismo che non è un partito. Io rischio di essere populista. Ognuno di noi è esposto al rischio del populismo quando perde di vista il necessario rispetto del tempo. Quando pensa che il cambiamento possa avvenire subito, senza se, senza mai, senza contrasti. Un tweet è lo slogan, che è esattamente alternativo alla formazione e alla ricerca. La formazione ha bisogno di tempo, la ricerca ha bisogno di tempo, i problemi hanno bisogno di tempo per essere risolti. Se 40 anni fa qualcuno avesse detto, davanti al corpo di Piersanti Mattarella, ucciso da politici e da mafiosi, che si liberava Palermo dal governo della mafia in 40 giorni, sarebbe stato populista e imbroglione. Ci abbiamo messo 40 anni. Credo che mandare un messaggio di rispetto del tempo sia promuovere ricerca e formazione, e sia promuovere ricerca e formazione in un Mediterraneo che è diventato, a causa anche delle troppe sofferenze che in questo parte del mondo si registrano in qualche modo una sorta di parabola della mobilità umana. Una mobilità che costituisce, come sanno tutti coloro che guardano con attenzione alla vita quotidiana, la mobilità ha determinato il progresso dell'umanità. Pensate cosa sarebbe il mondo senza l'invenzione della ruota. La ruota è mobilità. Ma anche la barca, anche la nave, anche l'aereo, anche il telefono, anche la radio, anche la televisione, anche Gutenberg con la sua macchina per stampare, sino al web. Io credo che il nuovo e il futuro si chiamano Google e Ali il migrante, la mobilità virtuale e la mobilità umana. Vivere in un mondo in cui c'è soltanto Google, Presidente, è un poco triste. Vivere in un mondo in cui c'è soltanto lì forse non dà garanzia di innovazione di futuro. Vivere insieme Google e lì credo che sia un modo per avere cura, non paura, del nuovo, del futuro, del diverso. In un Mediterraneo nel quale credo che sia giunto il tempo di mettere insieme fisica e metafisica. Avete evocato le vostre differenze. Io credo che in questo Mediterraneo è giunto il tempo di mettere insieme fisica e metafisica. Ovviamente, facendo felice il Presidente, dirò che la fisica ha il primato, la metafisica arriva dopo, tant'è che è meta, diciamo, quindi se non ci fosse fisica non sarebbe metafisica, mettiamola così. Però io credo che se mi consentite di cercare in qualche modo di mettere dentro una visione il senso di questo incontro, in fondo il IV, V e VI secolo avanti Cristo hanno determinato la scissione tra fisica e metafisica. Sono i secoli nei quali la fisica viene espressa da Confucio, la fisica viene espressa da Buddha, la fisica viene espressa dalla cultura hindu, che come voi sapete è molto più antica, ma che trova la sintesi nella dea unica e che sperimenta lo yoga, che poi sarebbe diventato una pratica non soltanto orientale, ma in quello stesso periodo Aristotele.
E allora da quel momento inizia la scissione tra Oriente e Occidente, inizia la scissione tra la fisica e la metafisica, che dura per molti secoli. Dobbiamo aspettare un po' Leonardo, poi forse Feuerbach, poi Sartre, poi Papa Francesco, se mi consentite, che credo che mette insieme fisica e metafisica, riconducendo alla irripetibilità dell'essere umano il bisogno di sintesi della fisica alla metafisica, cogliendo alcuni spunti, perché è chiaro che io sto stressando alcuni concetti, perché non c'è dubbio che i buddhisti dicono che è principio dei buddhisti credere a ciò che viene confermato dalla esperienza. Più fisica di così non potrebbe essere. Ma Confucio ricorda l'importanza dello studio, quindi non è che la fisica sia aliena dallo studio. Non vorrei che qualcuno pensasse che la fisica è l'arte materiale e la metafisica è l'arte nobile intellettuale. Sono entrambe evidentemente prodotto di un inscindibile essere umano. Perché faccio questa lunghissima premessa? Faccio questa lunghissima premessa perché io credo che noi oggi abbiamo bisogno, ed è una proposta che faccio, finalmente di un corso di laurea in scienze della mobilità, per ricondurre fisica e metafisica a unicità scientifica. Quando è che la smetteremo di considerare casuale il salvataggio di vite umane nel Mediterraneo? Quando è che riterremo che questo sia scisso dalla sperimentazione dell'ingegneria aeronautica? Quando è che coglieremo il significato di un atto profondo di accettazione del principio di mobilità senza affidarlo alle buone pratiche della Caritas, senza una dignità sistemica? Io credo che occorre, mi auguro che possa sorgere, un corso di laurea in scienze della mobilità. Ancora abbiamo funzionari e dirigenti di organizzazioni internazionali laureati in economia e commercio, laureati in giurisprudenza, così evito di fare polemica con altre facoltà, laureati in scienze politiche, e non colgono l'insieme della fisica e metafisica delle scienze legate alla mobilità. Ecco, io mi auguro che un giorno nel mondo, perché non esiste nel mondo, possa esserci un corso di laurea in scienze della mobilità. Posso permettermi di dire che è esattamente quello che viene richiesto da Laudato Si? Che cos'è? Un testo? Sì, è buono questo Papa, ha detto alcune cose buone. Vogliamo cogliere la dimensione sistemica? Vogliamo cogliere la dimensione scientifica? Vogliamo provare a dimostrare che non si tratta di buonismo, ma che si tratta di una visione della vita che come tale evidentemente è soggetta e ha bisogno di avere una liberazione sistemica piuttosto che una liberazione scientifica? Tutto questo lo dico perché io credo che il Mediterraneo possa essere una straordinaria occasione per cogliere quello che oggi serve al mondo. Non vorrei andare fuori tema, però guardate, io ho un grande cruccio. Il mio grande cruccio è l'Africa nera. L'Africa nera. Guardate, oggi il vero razzismo è nei confronti dei neri. I razzisti, quando cercano di mascherare il loro razzismo, dicono: io sono contro i rumeni perché sono ladri, sono contro gli albanesi perché sono imbroglioni, sono contro i rom perché sono sporchi, sono contro i siciliani perché sono mafiosi. E l'aggettivo in qualche modo diventa alibi nei riguardi di una intolleranza. Non ho mai sentito qualificare con un aggettivo l'ostilità e l'indifferenza nei confronti dei neri. Avete mai sentito dire chi viene il gambiano è ladro, così come sente dire il siciliano è mafioso? Avete mai sentito dire chi viene dal Mali è imbroglione? È nero, basta. Allora io credo che il Mediterraneo possa svolgere una funzione straordinaria di futuro attraverso l'incontro tra i diversi, che banalmente si dice nord, sud, est e ovest, in realtà è fisica e metafisica. E il Mediterraneo per noi, per questa città, che su questo ha costruito una visione, ieri ero al Bundestag dove ho illustrato la visione di Palermo tanto ai leader del Partito Socialista Democratico quanto ai leader del Partito Democristiano, quanto ai leader dei Verdi, dove ho spiegato che Palermo può essere una piattaforma per l'Africa nera, cioè può essere un luogo dove ci si incontra tra diversi, avendo cura non paura del nuovo, del diverso, piuttosto che del futuro. E per noi il Mediterraneo non è un mare che divide, per noi il Mediterraneo è un continente di acqua,
un continente liquido che unisce. E quando qualcuno cerca in qualche modo di chiedere di chiarire la mia posizione, io rispondo dicendo con grande brutalità: Palermo non è una città europea. Mi dispiace per Francoforte, mi dispiace per Berlino. Palermo è una città medio orientale in Europa. E siccome crediamo lo ius soli, siamo europei e siamo orgogliosi di essere europei. Palermo è Tel Aviv, Palermo è Gerusalemme, Palermo è Istanbul, Palermo è Tripoli, col wifi e col tram. Ecco, vorremmo in qualche modo metterci il wifi e il tram, Ali e Google. E questo è esattamente il senso complessivo del significato di quello che l'ISMED, che andrà a fare, sui studi mediterranei, metterà insieme, credo che sia questo, formazione e ricerca, ponendo il Mediterraneo non come il centro del mondo, ma certamente come un luogo significativo. Nel 1492 il Mediterraneo ha avuto dei colpi terribili. Un italiano ha scoperto l'America, e dai un colpo al Mediterraneo, spostando verso l'Atlantico i flussi, i rapporti, le relazioni. E muore Lorenzo il Magnifico, quindi finisce il Rinascimento, che qualcuno si ostina a dire essere un periodo di crisi. Arrivateci la crisi, arrivateci la crisi. E i reali di Spagna cacciano lo stesso anno ebrei e musulmani, quello che era il mare del mondo, quello che era un possibile incontro di fisica e metafisica, scusate se torno ancora su questi concetti, diventa un lago di periferia e di guerra. Ecco, io credo che l'apertura al canale di Suez e la migrazione ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto comprendere che qui è possibile giocare una partita che ha messo insieme climate change, sicurezza e pace. Noi siamo abituati a pensare che il climate change è prerogativa di un gruppo sociale, magari di una Greta che vive drammaticamente in Svezia, il climate change, in Svezia. Chi sono le vittime del climate change? I svedesi? O coloro che vivono nel cuore dell'Africa, che di fronte alla desertificazione sono costretti a fuggire? Abbiamo un gruppo sociale che è costruito intorno alla pace, sono i sit-in davanti alle ambasciate contro le guerre, e noi abbiamo in Europa il problema drammatico della guerra. Da 80 anni non sappiamo cosa sia la guerra, e milioni di persone fuggono perché lì la guerra l'hanno e la vivono ogni giorno. E poi parliamo della sicurezza, è un gruppo sociale che va dal questore o dal comandante dei carabinieri a denunziare qualche illegalità. Ma chi è che è insicuro? Siamo noi europei? Facciamo ridere quando diciamo che siamo insicuri noi europei? O quelli che fuggono disparati da luoghi di insicurezza e di violenza, di tortura e di morte? Io credo, e torno e chiudo con Papa Francesco, credo che la NATO sì, mette insieme climate change, sicurezza e pace. Realizza sostanzialmente quello che vuole essere la visione di questa nostra città. Io sono persona, noi siamo comunità. Io sono persona, che è l'alternativa all'egoismo dell'individuo, noi siamo comunità, che è l'alternativa alla soffocante appartenenza a gruppi chiusi. L'alternativa alla soffocante appartenenza a gruppi chiusi, che si chiama casta, clan, cosca e qualche volta famiglia. Grazie e buon lavoro.